Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sarà il formaggio spalmabile. Per preparare il formaggio spalmabile occorrono 500 ml di yogurt magro senza zucchero, 200 ml di panna da cucina e un pizzico di sale. Per preparare il nostro formaggio spalmabile dobbiamo mettere il nostro yogurt. Alla nostra panna. E mescolare. Dovete amalgamare il tutto. È davvero facilissimo, ci vogliono davvero pochi secondi. Aver mescolato tutto quanto il nostro yogurt con la panna, dobbiamo prendere una zuppiera. Dovete fare in modo che praticamente il zuppiere è corino, che ci sia un rialzo. O avete una zuppiera più fonda, io adesso non ce l'ho, ho queste più tonde. Se l'avete più concava non c'è bisogno. L'importante è che il corino non stia troppo a contatto giù, perché ora filtreremo il nostro yogurt, andrà via il siero. E se si sbaglia il colino, il nostro siero rimane dentro. Allora io ci metto un rialzo. Poi prendete un cencio bianco pulito che non sappia di odore di detersivo. Per far sì che non odori più di detersivo, dopo averlo lavato in lavatrice, lo mettete in una pentola coperto di acqua con un cucchiaio di bicarbonato e lo fate bollire per 5 minuti. Dopo che ha bollito, sciacquate, strizzate il cencio, lo sciacquate per benino e lo rimettete a bollire, questa volta senza niente, con acqua soltanto. Dopodiché lo strizzerete, lo tenderete. A questo punto non odorerà più di detersivo. Lo allargate sopra il vostro polino come ho fatto vedere. E ci mette dentro lo yogurt con la panna. Ecco qua, semplicissimo. Adesso lo ricoprite per veleno e lo riponete in frigo per almeno 5-6 ore. Vedrete che da qui ci sarà tutto il siero. Vedrete, già comincia a colare. Vedete che il nostro formaggio spalmabile sarà pronto. A dopo. Sono trascorse 6 ore e come vedete il nostro formaggio spalmabile è pronto. Guardate sotto quanto siero, quanta acqua hanno buttato fuori la panna con lo yogurt. Adesso vi faccio vedere anche la consistenza. Vedete? È un formaggio spalmabile, tipo Philadelphia, tanto per capirsi. Ora lo finiamo di sistemare. Ho messo il formaggio in una zuppierina, adesso lo aggiustiamo di sale. Mettiamo una puntina di sale. E mescoliamo. Ed ecco qua, io lo lascio bianco perché a me piace così. Comunque lo potete aromatizzare con delle erbette, potete metterci il prezzemolo tritato, potete metterci l'erba cipollina, la rucola, il basilico, ciò che più vi piace. E il nostro formaggio leggero fatto con lo yogurt è pronto. Spalmiamo sul pane ed è veramente buono. Se vi è piaciuta questa ricetta,
lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!